Siamo al settimo capitolo, ragazzi, finalmente. E niente, siamo ancora un'altra ora e mezza insieme, che ne dite? Eh? Ah, come se non bastasse, c'è sempre lui. Per lui intende me, ciao. Esatto, ciao Etty! Per voi sei un'ora e mezza, per me è lui due ore. Capitolo 7, il ritorno della leggenda. Si ritorna alla leggenda, quindi... Ovviamente in questo capitolo ci saranno sia la Shuriken sia l'Inazuma Eleven originale, quindi praticamente si seguirà la stessa rotta dell'anime. E sì, la Raimon è appena qualificata a Football Frontier. Abbiamo il tabellone del torneo. Attenzione. Sembrava che ci fosse qualcuno. Ecco, le presenze. Non credo che nell'anime ci siano le presenze. Ecco, non ci sono gli intrusi. Sti maledetti ninja. Vabbè, ora siamo con Decker, Shadow e Axel. Dobbiamo andare alla sede del club. E Silvia. Intanto noi dovremmo fare qualcosa con le reclute, con... il soffiare giocatori. Dovevi controllare Felt. Però no, abbiamo preso Turner, se ti ricordi. Appunto, devi andare a scegliere Felt. Devi ridire a Nelly: senti, tu adesso devi cercarmi Felt. Sì, ma io voglio cambiare questo. Io voglio... Dove lo vuoi mettere? Non lo so, al posto di... boh, Todd? Steve? Devi parlare col preside fuori dalla sede. O forse basta fare così? Ok, no. Bene. Vabbè, andiamo no, dal preside. Nei primi giochi dovevi per forza parlare col preside. Signor Locandiere, si può spostare? Va bene, ok. Basta che ti togli da mezzo, per favore, perché voglio quel... Grazie. Non riesco a prendere quel dannato trofeo. Sì, trofeo, forse è. Te devi spostare, bello mio. Allora. Iniziamo con i rage. Il calcio è un gioco da ragazzi. Evolent si chiama questo? Sì, segna Evolent. E.T. Vabbè, facciamo questa sfida. Vinciamola pure. Olè, vinto subito. Che ve ne pare? Comunque credo che ora abbiamo già da un bel po' di tempo il Dark Tornado di Shadow, quindi buono così. Decker sale di livello a 35 addirittura. Sta aumentando a bestia Decker, sono contento. Per favore, si è levato. Finalmente, grazie. Solo per una barretta sprint. Bastardi. Comunque sì, voglio modificare, grazie, voglio mettere Turner. Al posto di Steve, giusto? Attaccante per attaccante, ah no, centrocampista. Centrocampista. Non ricordavo, l'ho sempre visto attaccante. Comunque sì, levalo, così almeno è la riserva. Abbiamo più attaccanti come riserve. Oddio, adesso ne hai... Hai Axel. Allora, Axel, Kevin, Shadow e Turner, sì. Abbiamo quattro attaccanti. Anche Max è un attaccante, però lo uso più come centrocampista, perché non ha un tiro eccezionale, quindi meglio evitare di... diciamo. Ok. Mark, ma dove eri? Vabbè, Nelly fa le faccende. Celia non c'è, giustamente. Nelly, purtroppo non siamo in mezzo agli ori, mi dispiace. Celia non si è fatta più vedere dopo la partita contro la Royal Academy. Beh, Jude è suo fratello, quindi vabbè. Ora penso che dovremmo riprenderci Celia. Ecco, Shuriken Raimon, poi quest... Allora, ci sono un sacco di... Ecco, Royal Academy contro Zeus, chissà cosa succede. Chissà cosa succede. Ecco, no, l'ambulanza di sottofondo. Tutto di sicuro, sì. L'ambulanza di sottofondo fa capire cosa succede.
Vabbè, Shuriken, che è una tra le squadre, allora, penso più sottovalutate, però mi aspettavo di meglio, sincero. Sicuramente meglio della farm lo è. Voglio la farm agli ottavi e la Shuriken nei quarti. Magari sarebbe stato più utile, però è utile anche per sviluppare Nathan. Intanto qua si mette in gioco Illman per riformare la leggendaria Inazuma Eleven e diciamo aiutarli ad allenarsi. E quindi, ragazzi, andiamo ad allenarsi tutti quanti. Sviluppare Nathan come se non avesse già uno sviluppo della Madonna, ma dettagli. Io ripeto, Nathan insieme a Jordan hanno lo sviluppo migliore. Però Nathan nell'anime e anche nel gioco, Jordan sono nel gioco, perché nell'anime è davvero sprecato. Però ragazzi, sappiate che su Jordan ci faremo un approfondimento mostruoso quando andremo su Inazuma Eleven 2, soprattutto per una scena che Ed credo conosca molto bene. Se la conosce molto bene, è una brava persona. Nathan viene con me, sì, e quindi dobbiamo fare a meno di Decker. Infatti hanno tolto... hanno tolto Axel! Dai! A me serve Axel, quindi... Decker, mi dispiace, per questa volta rimarrai fuori. Però sappi che ti tranterò molto bene. Allora, intanto qua proviamo a richiedere qua per... niente, ormai vogliono rompere le scatole. Non possiamo chiedere alla Royal Academy, no. Volevo qualcun altro. Vai in basso, vai intanto in basso. Cioè, esci. Ah, ok, credo di aver visto una squadra che fa brainwash. Vabbè, brainwashing. Cerchiamo di ancora di reclutare Felt, anche se è un po' impossibile. Ok, inizia immediatamente la ricerca. Perfetto, andiamo. Olè! Maledette sfide. Dandy, di nuovo lui. No, però Axel magari centrale, chiedo scusa, però sta formazione non mi piace. Vedi, perché non vanno poi sulla destra. Perfetto, tira al volo. Puoi anche morire, Dandy. Grazie. Non se la para. Se va fuori. Ok, gol. Buono. Benissimo. Abbiamo vinto anche quest'altra sfida. Immagino se ad una certa questi giocatori imparano tecniche. Non mi ricordo se succede. L'uno l'ho giocato pochissimo. Che sta succedendo al campo intanto? Stanno ristrutturando il campo, penso. Ah, ok, sì. Il signore mi ha appena parlato al telefono con le altre vecchie colori di Inazuma. A quanto pare tre di loro non hanno intenzione di collaborare per aiutarvi con l'allenamento. Perfetto, diciamo che sono un po' duri de goccio. Sono dei vecchi brontoloni. Esatto, sono molto pigri. Sono molto pigri, peggio di Jack. Perché hai fatto l'accento americano? I don't know. Ecco, Igajima. Ma guarda come sono curiosi a Nathan Swift proprio. Cioè, su Nathan Swift proprio hanno una passione viscerale. Sei il Cloak, intanto, questo qui si chiama, penso. Vabbè. Ecco, qua sentono le presenze. Celia! L'ho vista, Celia! Celia, perché te ne sei andata? Resta qua, Celia! Vabbè, non posso venirti a prendere, quindi andiamo al fiume. Mm.
Tra l'altro mi sono ricordato ora, dovremmo andare a cercare di quelle, le famose chiavi, se ti ricordi. Io so di dove sono quelle chiavi, quindi dopo facciamo un, dopo ci andiamo un po' ad osservare. Sì, iniziamo con le tecniche, dai. Stiro un piscatole. Prendi la Mark. Bravo Mark. Ti voglio bene, Mark. Non è vero, sei troppo invadente. Ecco qua. Questo è gol, dai. Anche se sono in svantaggio elementale. Gol. Perfetto. Pa 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 po 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 po. Pa 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 pa. Vabbè. Andiamo avanti. La mia vecchia outro. Attenzione, c'è Celia. Mamma. Io voglio bene a Celia. Qua viene fatto un ulteriore approfondimento su Celia e lo apprezzo. Nell'anime si vedeva che era un po' troppo affrettato perché accettava suo fratello, lo perdonava subito. Invece nel gioco è un po' più difficile. E preferisco questo. Ok, quelli che hanno rifiutato sono Builder, Gladstone e Yosemite. Builder mi ricordo che era quello là tutto muscoloso, grosso, ecco sì. Ed era uno delle, che usava ali di fuoco, quindi vabbè. Madonna, la dovete smettere di fare sti jumpscare. Bravo Hood, Robin. Non è un jumpscare, cioè tu prendi jumpscare qualsiasi cosa. Tipo la... la ombra... La mia ombra, sì, è per me uno jumpscare. Non la tua ombra, l'altra ombra. Quella di Heaven's Feel. Yes. Ma voglio vedere a te con quell'oggetto che si muove proprio in modo stranissimo, che ti inghiotti. io ero indifferente, tipo... Oh. Tutto era un tratto... Silenzio tombale, ti becchi una cosa del genere davanti. Sei proprio una brutta persona, Etty. Non mi aiuti per nulla. Ok, me ne va. No, non te ne andare. Vabbè, signor Smith. Mark racconta tutto a Smith perché devono velocizzare i tempi. Arrestando Ray Dark durante la partita contro Academy, pensavo fosse tutto finito. Purtroppo però è stato rilasciato poco dopo per mancanza di prove. E la Madonna! La vita è brutta. La vita è brutta. Mancanza di prove. Vedi che poi la vita è stupida. Vabbè. Cerchiamo le vecchie glorie. Si è aperto un blocco della mappa contatti, giustamente. Sempre la mappa contatti, adoro. Vabbè. Ok, sì, in a blog, ok. Dobbiamo proprio cercarle così. Allora, vediamo un po' se il blog ci può aiutare. No, aspetta. Allora. Ok. Ok, non ci sono informazioni. Intanto qua c'è scritto Sofia. Ah. Devi aspettare ancora un po', perfetto, grazie. Cerchiamo ste vecchie glorie, però penso che stiano tutte al centro. Credo. Io ricordo che stavano tutte al centro. Poi... Allora, Builder stava nel negozio di sport della galleria. E intanto sfide. Sfide, perché la vita è brutta. Smart.
Fai scadere il tempo senza subire gol. Ah, 7 minuti e 30 da giocare. Ah, e sei in vantaggio. Bravo, Shadow. E ora avanza, avanza, passaggio. Vai, vai. Sei in vantaggio, dai. No, per nulla. Era lui in vantaggio. L'avversario. Non me ne sono accorto. Ecco, qua sono in vantaggio. 2 minuti e 30 ancora. Abbiamo palla. Tienila. Manca un minuto. Ok. Qua è meno fastidioso comunque. Cioè, questa sfida è la meno fastidiosa secondo me. Però forse ti porta via più punti. Anche perché non finisci subito. Vabbè, su quello si può avviare. Intanto andiamo a ricaricarci qua. Tra l'altro c'è anche l'altro lato della strada. Magari c'è un forziere. Non avevo tutti i torti. Ciondolo protettivo bronzo. Sfida! Yeah! Di nuovo? No, di nuovo. Diamine. Va bene, tifosi entusiasti del cavolo. Piano, piano. Andiamo piano, piano, tranquilli. Basta tenere palla poi. Magari la facciamo tenere proprio a Mark. Oddio. Cosa avete fatto? Io volevo passarla a Mark. Non credo tu possa farlo, non mi ricordo. Boh, questa sfida l'ho sempre saltata. Scheller, ti prego, non fare la stessa sfida di prima. Ok, perfetto, grazie. Però non ha senso questa cosa. Ma non sto tutti dietro! Tutti! Cos'è? Calmini. Maledizione, volevo finirla subito. Tira che c'hai spazio. Dai, vinciamola. Ti prego non la parare. Diamine. Devo fare il tornado, forse. Dai, prendila, ti prego. No, il pallonetto no. Il pallonetto buggato no. Ok. Bravo. Vai, diamine. Questa sfida è bella sentita. Se ne perdo due di fila, io mi ammazzo, ok? Vai, tornado di fuoco. Maledetti. Maledetti. Ma avete fatto sprecare un tornado di fuoco. Vi odio. Non si fa questo a me. Sono passati quasi 20 minuti e non abbiamo concluso nulla. Ah. Allora vi prego, fatemi prendere sto forziere. Poi non vado a ricaricarmi, però. Barriera magnetica, appunti segreti. Buono. Eccoli qua. Non era uno studente della scuola. Okay. Sberla che gli aveva dato. Maledetto. Eccolo qua. Il negozio di sport. Beh. Insomma, questa quest mi piace comunque. Però. Builder, non farmi ridere. Infatti rideremo noi quando lo vinceranno. Senza di lui, Lucky David Evans, giustamente, sono sicuro.
Beh, poi c'è rimasto di... Avete capito? Seguiamo gli appunti. Ah, ci sono gli appunti. Fai vedere. Non hai tutti i torti, c'erano gli appunti. Però devo capire dove sta. Prova i... Ah, ok, eccoli. Ok. Non tollera che infrange le regole. Eh sì. Aspetta, un vero intenditore. Non tollera che infrange le regole. Però... C'entra la polizia. E dove sta la polizia qua? Boh, mi ha battuto la mia. Ama cantare in luoghi elevati, io penso alla torre. Penso che sia la torre. Cioè, spero sia così. Allora, torre... è il luogo elevato, quindi... magari sta qua? Sì! Qua sta Yosemite. Allora, qua. Eccola qua. E lì c'è Yosemite. No! No, 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 no. Non mentire, marrano. Mark direbbe proprio marrano. Marrano proprio. Marchivo. Cioè, io pure riuscirei a capire che quello sta balbettando e quindi sono sicuro che non è quello Mark Evans originale. Chi è contro chi balbetta, scusa? Nel senso, la situazione... quello là balbetta perché è insicuro di quello che sta dicendo. Quindi io lo capisco pure io che se balbetta perché è insicuro, allora è l'impostore. Vedi, Fellone Menzognero non è da Mark. Cioè... ma lui non lo sa. In fondo alle scale tutte e due. Ecco, immagini di trovarti di fronte a un nemico troppo forte per te. Proprio non riesci a batterlo. Allora, Mark Evans, giusto? Dimmi che cosa faresti. È sbagliatissimo. Perché, cioè, Mark Evans è comunque sai che è nipote del nonno, no? Quindi dovrebbe avere ereditato una certa filosofia. Quindi, beh. Eccolo. Eccolo. Bam! Nel cervello. Boom. Boom. Boom, 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 boom. Fa male qui? Fa male qui. No. Sì, invece. Et sì. Aia. Vedi, Klitz? Sei un impostore. Maledetti scemi. Quale bambino di 12 anni direbbe Fellone Menzognero? Infatti. Direbbero il più testa di... non dico nulla. Ed ecco che il cervello... il cervello gli ha fatto puff, puff. Gregory Smith. Vabbè. Tutti conoscono Gregory Smith, però... vabbè. Qua parlano giustamente di quello che è successo e... ora è meglio che vada da Hillman, perché se no si incavola. Okay. Altrimenti direbbe Fellone Menzognero. Allora, visto che ad ogni zona... aspetta, prima voglio andare di qua perché credo che ci siano... allora, vuoi vedere questo? La mia ragazza mi ha lasciato. Poraccio. Poraccio. Ti capisco, bello mio. Ti capisco. Ti capisco. Vabbè.
Man ci vuole sfidare. Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ok. Dai, spazio, Shadow. Hai spazio. Vai di Dark Tornado, vai. Dark Tornado, bello vero. Bello, bello. Non lo para. E si fa picciare. Poi è una... è una... come si chiama? Shadow in Azuma Eleven usa il Dark Tornado nel gioco. Shadow nell'anime lo usa nel 2. Sì. Quindi è un... è una discrepanza. Gatto, levati. Io accetto solo un gatto nella mia vita, ed è Tancredi. 480 punti passione. 480. No! Di nuovo lui no! No, di nuovo lui no. Non lo accetto, non lo accetto. Non lo accetto. Io non lo accetto. Di nuovo lui no. Io di nuovo Fammi un favore. Gli stavo per dire, fammi un favore, usagli un doppio fulmine in faccia, così la smette di rompere. Però... però non romperanno mai, quello è il punto. Vabbè. Saluti ai livelli... saliti di livello, scusate. Mark e Shadow. Andiamo a ricaricarci di nuovo. Comunque, se... aspetta, quegli appunti... io penso che potrebbe trovarsi o alla stazione o a casa. Poi... stazione oppure... no, centro no, quindi stazione sì. Bravo. Stazione! L'ho azzeccato, vai! I giovani d'oggi sono proprio maleducati, che vergogna! Ok, boomer. Edward Kelleston, l'avvoltoio di Raymond, non sopporta infrangere le regole. Stazione. Vabbè. Chissà quando finisce la romanzina. Vabbè. Chi... dove sta... io non capisco più nulla. Non sto capendo nulla. Io non sto capendo nulla, signori. Signori. Eccolo. Clock, come fa? Questa è palesemente una tecnica rubata da Naruto. Ed ecco che Et parte. Ed ecco perché la Shuriken fa schifo. Lo sapevo. Però, cioè, sdoppiamento del corpo è un po' difficile per un ninja, eh. Una persona normale, almeno. Ho paura che Red Dark possa prendersela con la mia famiglia. Non voglio rovinare la vita che conduco adesso. Non ha tutti i torti. Non potete fare così tanto del male alle persone, però lo sapete. Non potete fare così tanto male alle persone. Tu devi riprendere a giocare a calcio, non mi troppo per questo sport per abbandonare, non devi preoccuparti per... però vorrei almeno vedere l'avatar della moglie e della figlia, dai. Diamine. Mi sa che non c'erano i soldi. Forse. O forse non avevano voglia di disegnare. Papparara.
Allora, dobbiamo tornare da Sweet. Questo sarà un episodio tutto questo, ormai ho capito. Nel frattempo salvo, perché non si sa mai. Perché già è diventata una palla questo capitolo. Penso sia il capitolo peggiore che... Però sai una cosa? Io me la gioco. Io me la gioco. Dove sta? Eccolo qua. Io voglio metterlo al posto di Shadow, posso? Vediamo prima il confronto. Ha più fisico, più controllo. No, ha più fisico, più resistenza. Però ha meno attacco, cioè di uno. E meno grinta. Vabbè, dai, lo metto al posto di... Voglio provare Turner. Non credo ci sia nulla di male a voler provare Turner, giusto? No. Perché fai questo? Hai fatto tipo a sfottere. Perché stavo sbadigliando. Ah, ecco. Sbadigli sempre quando non ce n'è bisogno. Diamine! Fine. Io questo lo devo prendere. Mi sono ricordato. Mi piace, papà, mi piace Fine. Appena finita questa quest, andiamo a cercare con Celia Fine, ok? Chi? Che ne dici? Chi? Fine. Chi ho detto? Chi? Già, ah, chi? Sì, bene. Sì. Scusa. Scusa. Lo so che ti piace tanto Fine. Guarda che ti carino. No, io ora lo voglio, va bene? Lo voglio. Ragazzi, lo voglio, mi dispiace. Magari riesco a reclutarlo prima della partita contro la Shuriken, che lo sa. Però che dovrei fare amichevole. Tra l'altro, se non erro. Non lo so. No, forse... No, aspetta. Boh, non me lo ricordo. Non mi ricordo niente del proprio gioco, uffa. Si vede. Vabbè. Ora parliamo con Signor Sweet. Mark racconta tutta Sweet perché giustamente non c'erano... Dovevano pur renderlo veloce questo gioco. Però, insomma, non è tanto veloce perché ci ho dedicato quasi 9 ore quando sto... Con Stone. Mi ricordo un calciatore. Vabbè. Una prova concreta. Mamma ha buttato tutto quello che il nonno aveva lasciato. Beh, pulizia di primavera. Voler bene ad un genitore. Mi è rimasto solo il suo quaderno e i guanti. Ecco, i guanti. Vabbè, prima di andare a casa però passiamo dalla Raymond. Intanto voglio capire un attimo cosa servono questi due. Ah, volevano semplicemente fare sfide. Ok, dopo magari passiamo da voi. Che non si sa mai. Allora, accedo alla mappa, sì. Andiamo prima alla Raymond, perché voglio reclutare Fine. Ormai è diventata una nostra fissa Fine, giusto, Et? Sì. Poi, vero? Diamine. Ste cavolo di... Server? Ok, server. Dobbiamo vincerla subito, ormai, ho capito. Siamo quasi a 35 minuti e dobbiamo ancora completare questa quest. Con quale coraggio mi fai una parata vortice, per favore? Vedi quanto sei inutile? Lo vedi? Intanto ti rubo palla, perché sì, te lo meriti. Magari ti tiro pure un tornado di fuoco in faccia, che ne dici? Un tornado di fuoco in faccia. E paralo, mo. Paralo. Fai sta parata vortice e paralo, vai. Bam. Proprio dritto nelle gengive. Ok, nessuno sale di livello, però. Vabbè. Andiamo ancora avanti nella storia. Vabbè.
Eccoci da Celia. Cerchiamo Fine. Aspetta, prima. No, prima cerchiamo Fine. Ok, Fine. Per nome. Fine. Lascia fare a me. Ora lo va a cercare. Non ci dovrebbe mettere tanto tempo, però c'è. Ora. Voglio prima sempre di andare a casa, voglio cercare. Allora, voglio provare ad aprire queste. Ecco, non è la chiave di questa porta, però io dovrei averne una almeno di queste. Spero. Penso di quest'ultima, allora. No. Allora, queste. Allora, quelle che ho negli oggetti. Chiave artigiana. Ah, queste sono. Ok, ho capito. Chiave sala PC, tra l'altro. Vabbè, poi ci andremo nei prossimi episodi, magari, oppure ci andremo nel privato, senza che ci facciamo vedere. Intanto passiamo dall'ospedale, perché non voglio fare tutta quella strada. Qualcosa mi dice che dopo devo andare da Nelly. Qualcosa mi dice che ora devo fare una sfida. Sempre con Stro Server. Ah! Diamine. Io purtroppo sono costretto ad utilizzare il tornado di fuoco, perché se no non va bene. Perché ecco, vedi, parata vortice. Parala. Non ce la fai? Scusa. Dai, muoviamoci. Che è passato un bel po', eh. Non abbiamo concluso nulla. Nulla. Salito di livello, Nathan, bravo. Ora, dall'ospedale, passiamo per quest'altra zona. Oh, oggi velocissime! Oggi velocissime! Oggi sono dei Flashman, cioè. Sono diventati. Come si chiama quell'attore di Flash? Dei Flashman, sì. Come si chiama l'attore di Flash? Allora, o Erza Miller, o Erza, non ricordo, oppure l'altro che è Grant Gustin. Mm. Ok, vabbè, sono diventate uno di. Sono diventate loro due. Ah, la madre finalmente fa qualcosa di buono. Finalmente fai qualcosa di buono. In fondo all'armadio. Ok. Non fare niente di rischioso. È preoccupata, mamma. Voglio vedere prima se posso accedere al piano di sopra, però. No. Però c'è il. Il ripristina PT. Peccato che non posso accedere al piano di sopra, però nei prossimi giochi si può fare. E ci sarà ovviamente la camera di Mark. Ma ora andiamo al negozio di sport. Poi appena ci sarà il tempo di sfidare la Shuriken. Primavera Raymond. Primavera Raymond, piglia, vedi se ci sono felt e gli altri. In effetti non hai tutti i torti, perché in magari caso, non possiamo beccare, cioè, felt. Perché. No, in caso non becchi felt, dice Nelly, senti, rivai a cercare. Esatto, c'hai ragione. Non ci ho pensato, grazie. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Stranamente non ci hanno fermato per delle sfide. Allora, Nelly, dimmi che hai felt. Dimmi che hai felt. Dimmi che hai felt. Non hai ancora nessuno, sei una brutta persona. Ma vedi che mi sbaglio, non si può reclutare felt. Però hai detto che si può. Dove ho letto. Devi andare a Celia! Vuoi fare subito? Fine. Ma se non c'è, ricerchi, no? Vabbè. Cioè, questo è il.
Però penso che ci sia. Eccolo, vedi? C'è. Portiere albero, tra l'altro. Come un altro. Vicino all'entrata dell'ala ovest. Ala ovest. Quindi dovrebbe stare qua, penso. All'entrata dell'ala ovest, quindi... Vediamo un po'. Diamine! Io odio le sfide! Basta! Spires, devi morire! Sono passati 40 minuti quasi, penso. Cioè, penso che siano passati 40 minuti. Ma controllo un attimo. Sì, siamo a 40 minuti. E non ho concluso nulla per colpa vostra, soprattutto colpa tua, Spires! Ah! Non ce la faccio più, pure se la perdo, non mi interessa, basta. Non voglio più essere rotto le scatole. Grazie, Mark. Ma prendila, Nathan! Non puoi farmi questi errori, sei il miglior giocatore! Sei quello che ha avuto... Tutti quanti dicono, la prima trilogia è la migliore. Miglia, ho visto come le sfide sono le migliori. Ti prego, Axel, finiscila subito, perché non ce la faccio più. No, la tira fuori. La tira fuori questo. La tira fuori. Axel, io ti giuro. Io ti giuro. Axel, io ti giuro, ma ti giuro su quello che vuoi, che tu da qui esci morto. Da qui esci morto. I suoi tir al volo sono storti. Sono storti. Ah. Che me ne pare? Era meglio non farli sti tir al volo, forse, eh? Sale di livello Turner. Mamma mia, che... Io non ho... Ma no... Io ho bisogno di un calmante. Ok, non sta qua. Però l'ala ovest sta qua, mi ricordo. Questa è l'ala ovest. Sì. Pam, parapam, parapam. Questa è fine? No. Però sta all'entrata. No, vicino all'entrata dell'ala ovest. Quindi sarà qua. L'ho trovato. Insieme a un forziere. Due forzieri, uè! Addirittura. Ok, fine. Devi stare con noi. Non fai altro che parare calcio. Che noia. Facciamo una sfida. Se mi batti entrerò nella squadra. Ovviamente entrerà nella squadra. Ma come fate? Cosa ho visto? Cosa ho visto? Che schifo erano. Se la sbagli sei morto. Ok, sei morto. Bravo. Bravo. E non riesce nemmeno a salire di livello. Ma vedi un po'. Ma vedi un po'. Dai, fine, entra con noi. Lo metto sostituto al posto di Pendragon. Livello 17. Usa chi ti pare. Dio! Basta! Non ce la faccio più. Davvero, sto impazzendo. Sto impazzendo. Sto impazzendo proprio male. Bravo, fai sto fiasco, vai. Vabbè, dai. Ah, mamma mia, non ce la faccio più. Devo sfidare ancora l'Inazuma Eleven e devo fare l'incontro con la Shuriken. Qua c'è un episodio da 2 ore. Per colpa di queste sfide, sono sicuro. Mamma mia. Le tagli al massimo, oppure... Ma col cavolo che le taglio. Togli il coso a Mark, togli il ciondolino lì. La merda che gli fai fare più incontri, no? Però... Hai capito di cosa sto parlando, vero? Sì, ho capito. Ragazzi, mi dispiace per voi,
Ma dobbiamo togliere questa fascia perché non ce la facciamo più. Estremamente resistenti. No. Fa ribollire di sangue il pallone. Grinta. Il sangue di passione, scusa. Fascia sporca. Proteggendo che lo indossava. Aumenta di poco il ciondolo promessa. Il ciondolo su cui Axel ha fatto la promessa. Mamma mia. Questa. Mettine una a caso. Una difensiva. Caso. Vai. Non voglio più saperne. Non voglio più saperne di. Di reclute o altro, grazie. Ok, ora andiamo subito al negozio di sport. Passerò all'ospedale perché sì. Perché la via è più veloce. Col cavolo che mi faccia tutta la scuola. Mi sono perso pure. Dove dovevo andare? Centro. Mamma mia, non ce la faccio più. Almeno così incontriamo di meno le sfide. Però davvero, ragazzi, non ce la facciamo più. Per colpa di ste sfide. Di ste sfide continue non abbiamo fatto nulla. Forse per me avrei già attivato i trucchi per evitare di incontrare gente. E poi direte, ma così non aumenti i livelli. Sì, ma che cavolo dovrei aumentare? Che sto praticamente morto. Non ho concluso nulla. Al 37 alla shuriken. Intanto voglio vedere un attimo qua. Voglio vedere se ci sono forzieri prima. Non sembrano esserci forzieri. Non ci sono, perfetto. Tutte brutte persone. Ora andiamo da Builder. Quei guanti che hai in mano. Ecco Builder. Vieni nel magazzino segreto e porta con te i guanti. In fondo alla zona del centro. In fondo alla zona del centro. Penso dopo il mondo dei grandi. Non lo so. Vabbè, poi ci saranno le frecce che ci diranno dove andare. Allora, qua dobbiamo uscire. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Ok, di là. Perfetto. E qua sta il magazzino. Giusto? Sì, perfetto. Siamo accessi al magazzino. Brutto posto. Intanto prendiamo sta barretta. Ragazzi, voi non potete capire. Non potete capire che bello è non avere più stress di sfide. Stavo per dire, oh, eccola là. Ho completato la ricerca. Speriamo che sia la volta. Vai, buona. Vai, veloce. Faccio un sacco. Off screen. Faremo le reclute. E faremo l'amichevole di turno. Però ora non ne voglio più sapere nulla. Vediamo. Qua c'è il testing. Vabbè. Lo vogliono sfidare. Non è come Hillman che praticamente gli fa tre tiri. Però siamo lì. Ali! Di fuoco! Non è riuscito a fermarlo. Bene. Andiamo bene, raga. Andiamo bene. Pistolero qua, proprio pistola d'emozioni. Pistola d'emozioni. E si va. Ali di fuoco. Vediamo come andrà questa volta. Qua si sviluppa la mano del colosso, allora. Me lo ricordavo bene. E qua avrebbe avuto più senso, sono sicuro.
Sì, avrebbe avuto più senso che nell'anime, anche se comunque nell'anime la Zeus avrebbe dovuto vincere, come dovrebbe fare nel gioco. Quello sì, però metti comunque il caso che... Allora, la mano del colosso, appena la sviluppa Mark nel film di Ogre, viene già battuta perché non serve un cavolo quella, no? Metti comunque quello. Era come sfidare una squadra da mondiale con la Mark di Inazuma Eleven 1, sarebbe stato inutile. Vabbè, sì. Però, metti comunque il caso che avessero messo la mano del colosso qua e avrebbero sviluppato altre tecniche più forti nel corso del tempo. Magari anche se plot armor almeno sarebbe stato sviluppato molto meglio. Beh, sì, allora, io non dico di sviluppare le mosse, che ne so, durante Inazuma Eleven 1, perché secondo me la mano del colosso per Inazuma Eleven 1 basta e avanza. E scusa, è fatta per Byron, però vabbè. Esempio, Mark si allenava, si metteva sotto, si potenziava fisicamente, forse la tecnica della mano del colosso diventava anche più forte. Personalmente non sarei mai riuscito a parare Byron normalmente, perché no. Mai, non poteva farcela. Intanto intrusione della Shuriken. Sail Blue Z. Jupiter Jumper. Galen Thunderbird. Morgan Sanders. Siamo il club di caccia della Shuriken. Affrontateci in singola attenzione. O siete troppo pavidi. Sfida. Sfida. Mi dobbiamo battere subito, ok. Ok, non ci battono subito. Devo utilizzare per forza la mano del colosso. Però devo migliorare i PT di Mark assolutamente. Ma guarda, vedendo il vantaggio elementale avrei anche detto di no, però... Però non si sa mai. Però non dovevo farmi rubare la palla così. Buono. Diamine! Ti leva Turner, per favore, di livello troppo basso. Dribbling rovente, non si sa mai. Scappa via. Doppio fulmine in Azuma. Vai, non si sa mai. Vai, parala. Ciclone incrociato. Non la pari manco morto. Vai. Ho perso troppo tempo con questi. Ho sbagliato un passaggio. Però io ho messo Tarn perché lo volevo far sviluppare. Però secondo me è meglio rimettere Decker. Forse. Higashime. Vabbè. Pensavo fossi morto. Gli hanno rubato gli appunti. Gli appunti, però. In effetti, qualcuno della Shuriken impara le ali di fuoco. Dopo controlleremo. Però, insomma, hanno usato la stessa tecnica di Darren. Cioè, guardare e imparare. Vieni un attimo, che succede? Campo da calcio bello! Attenzione! Non vi meritare un campo leggero. Tu non ti meriti la vita, Nelly. Tu non ti meriti il ca di Mark. Scusa. Però non te lo facciamo sempre. Non te lo diciamo sempre, scusa. Vabbè. Sì, samurai e clock imparano l'aria di fuoco. Ok. Intanto, qua dovremmo andare al magazzino segreto. Però, prima di tutto, io cambio Turner perché si è dimostrato un po' un fallimento. E metto... Sarei tentato a mettere Peabody e anche Decker, però chi metto? Etty Decker, hai Nathan, difensore, però meglio due difensori e un attaccante. Di cui un attaccante che comunque... Di cui un difensore che comunque c'ha una tecnica di tiro.
che sarebbe Decker. Inizia bene, dai. Dandy, non inizia a rompere pure le scatole pure te, per favore. Per favore, io ti voglio bene, Dandy. Tra l'altro devo pure ricaricare Axel. Diamine. Ragazzi, lo so, è passato un'ora, non si è concluso, non abbiamo fatto una partita, io chiedo scusa. Però, raga, sarò lungo. Sì, di merda. Io questo capitolo non lo censuro, ok? Ho capito, non lo censuro. Perché? Perché? Perché devono capire la nostra frustrazione. Non ce la faccio più. Sono un uomo distrutto. E le vecchie pure in mezzo. E i gatti pure in mezzo. Diamine! Levatevi un po' dalle scatole. Devono capire. Metto un disclaimer all'inizio, lo giuro. Dove dico, potremmo dire delle parolacce durante l'episodio. Non imitateci. Perché la troppa frustrazione è il capitolo più lungo e più noioso che si sia mai visto qua. E capisco che vogliono alcune volte skippare dicendo devi fare questo, devi fare quello, vabbè, eccetera. Però diventa troppo fastidioso. Più che essere noioso è stato allungato dalle sfide. Esatto. Allenamento speciale. La prima partita, eccola qua. La prima partita, eccola qua. Vai. Finalmente una partita. Ti sei ricaricato, vero? Sì, ovvio. Ok, non sto guardando. Mi sono ricaricato a quelle stradine là del centro. Se ti ricordi. Ah sì, avevo capito, volevo solo sapere se l'avessi fatto. Ovvio che mi sono ricaricato. Non ho salvato, però non penso che sia un grande problema. Proprio diversi i due loghi. La fantasia. Vediamo. Allora, io Decker e Peabody non li smuoverò mai. Dov'è Axel? È vero. Diamine. Non è tutti torti. Allora, poi questo qua. Perché le di Vabbè. Shadow lo metto qua? No, aspetta, li vedo troppo basso. No, rimetti, rimetti. Ok, ora vediamo. Le vecchie glorie. Ok, contro la. Tutti quelli. Livello 40! Aiuto! Vabbè. Tecniche, lui ha mano di luce e raffica esplosiva. Poi. Tiro fantasma e trampolino in azuma. Tornado di fuoco. Non hanno ali di fuoco? O forse sta qua dietro? Sta qua dietro. Non penso che avanzerà così tanto. Vabbè. Ci sono un po' di difensori che hanno il ciclone. Ho paura. Vabbè. Iniziamo. Decker, facci sognare. Max, ti prego. Max, ti prego. Corri. Non è colpa di Max, è colpa di Axel che la lancia troppo in avanti. Vacci addosso. Perché di testa dove non c'è nessuno? Perché? Perché devi sprecare palla? Io voglio vincere a 5-0 sta partita. È per la nostra esperienza. Ti prego, rubagli palla. Niente. Vabbè. Pipo, dove sta? Ok, sta là dietro. Fai bene così. Vai bene così. Vai. Rubiamo di palla. Bravo, Peabody! Il vantaggio di 73 a 20 è bellissimo. Fa capire quanto è buggato. Allora, vado di cosa? Trampolino. O trampolino doppio fulmine. Tornando il fuoco te lo para, mi sa. Doppio fulmine. Con Kevin non si può vedere, però. Dai, paracela. Fai con sta mano di luce. Vai. Come l'ha parato? Come?
Come l'ha parato? Non ha senso. Ma non ha senso. Diamine. Vabbè, questa qua la dobbiamo vincere a fatica. Per forza, perché si è capito ormai. Qualcuno ci vada. Vai te, Bobby. Diamine, ho sbagliato. Diamine. Ma perdilo un po' di PT, no? Ah. Allora, questo mi ricordo che aveva una tecnica. Aveva una tecnica di tiro. Vale, mano il colosso. Mano di luce, fa il tran di fuoco. Ok. Vabbè. Se non la pari, ti picchio. Meglio prevenire che curare. Questa partita sarà bella. Bella tirata. Sì, ma basta! Fatemi giocare! Ma come fa ad avere il dribbling rovente e il tornado di fuoco? Se il tornado di fuoco e il dribbling rovente l'ha impintate Axel. Boh, perché forse ce l'aveva pure Builder. Dai, stai da solo. Stai da solo. Ti prego. Segna stavolta. Di nuovo doppio fulmine. No, un po' troppo vantaggio, Inman. Tia normalmente spera che... Ho capito. Pallonetto. A meno che non usa la tecnica. Ecco, l'ha usata. È troppo OP, Inman. È troppo OP. Fatti sotto, vai. Dai, un'ultima azione magari prima di andare al primo tempo. Cioè alla fine del primo tempo. Vai, 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 vai. Vai verso Kevin. Troppo lunga. È porta vuota questa. Non la puoi sbagliare. Non la puoi sbagliare, ti prego. Ti prego. Axel, ti prego. È porta vuota questa tutta la vita. Maledetto! Non ti sopporto! Tu non puoi! Non puoi farmi questo! Non puoi farmi questo! Allora, quando cominciamo a giocare seriamente... Io... Dillo ai ragazzi di Gol, poi ne riparliamo. Intendo i giocatori. Dillo agli alieni. Ops. Che vi prendono mentalmente e vi distruggono. Vabbè, questa la perdo. No, raga, troppo tirata sta partita. Sento proprio... E basta, però! Fatemi vincere una diamine di sfida! Ti odio! Fagli male, gli devi far proprio male. Perché io non uso lama d'energia? Perché io voglio morire. Perché sei troppo avventato. Sono troppo avventato, sì. Qua per forza devo usare... Questo è il tornado di fuoco. Ma non il colosso. Boh, giocate. Ma non il colosso, vai. Però non lo può più usare. Si attiva il furore, sì. Si attiva il furore. Bravo, Mark. Però non abbiamo più PT nel caso. Allora, non sei pressato. Vai, Jack. Jack, io ti odio! Jack, io ti odio! Che cazzo fa? Vabbè, fatto bene. Io lo odio, Jack. Io lo odio, Jack. Puoi ricaricarli? No, non puoi ricaricarli. Non posso ricaricarli. Controlla Pendragon. Io... Che devo fare per vivere? Io che devo fare per vivere? Vi prego. Io...
Non ho mai pregato nessuno. Io sono pure ateo. E porta vuota se... se me la sbagli sei morto. Se me la sbagli sei morto. Se me la sbagli sei morto a vita. Io l'avevo vista fuori quella palla. Sai cosa vuol dire? Sai cosa vuol... Era barba al palo. Barba al palo. Non so cosa significa, non voglio neanche sapere, non me lo devi neanche spiegare perché non mi interessa ciò che... Bene. Intanto. Pendragon, entra tu. Magari... che tecnica? Parata vortice, barriera magnetica, pallone di mani, va benissimo. Esci fuori, vai. Diamine. Mamma mia, mi stanno facendo dannare per una cavolo di vittoria del cavolo. Peabody. Pure se fai fallo mi va benissimo. Perché a te è lecito tutto. E poi gli occhioni dolci, tipo... Ciao, ora ti spacco le gambe. Però sono fuccioso mentre lo faccio. È fuori gioco questo. Ma è fuori gioco. Difesa spirale per forza, perché sennò... È fallo. E da quella posizione il fallo può far male. Ah, l'ho detto, sì. Vai, Pibò, tieni palla. Bravo, Peabody. Vai per Kevin. Kevin, ti prego. Vai, vai così. Vai così. Non la tirare. Bravo così, Kevin. Io proverei il Dragon Tornado, poi. Tanto... Però forse effettivamente lo stampato elementare. Penso di sì, però... Non mi ricordo quanto era lo stesso modo. Ora come ora non ci voglio pensare. Voglio solo finirla. L'importante è prendere tempo. Esatto. Infatti siamo al 29esimo ora. Sì! Sì! Chiusa ormai, chiusa! Chiusa la porta in faccia alle vecchie glorie! Andatevene in pensione, brutti bastardi. Non vi sopporto più. Mi serviva poi un portiere di riserva comunque. Grazie per avermi dato l'idea, Etty. Sono qui per aiutare. Purtroppo non ho Darren, quindi devo pur sempre avere un portiere di riserva. Purtroppo poca esperienza questa. Cioè, ucciderà poca esperienza. Nessuna novità. Però in compenso abbiamo vinto, raga, mi va bene. Mi va benissimo. Ora facciamo una pausa. Quando vuoi riprendere gli allenamenti, chiamami. Allora, io prima di tutto, come giusto che sia, salvo perché mi avete distrutto. Poi cominciamo gli allenamenti e forse andremo finalmente al Football Frontier. Boh, non lo so. Nel caso ce lo dicono, penso che dobbiamo andare alla stazione, quindi... Sì. Ok. Per giorni non pensammo ad altro, riuscimmo a fare nostra la tecnica alle di fuoco. E poi arrivò il giorno della partita. Eccoci qua, siamo arrivati al giorno della partita. Vediamo prima qua. Andiamo alla stazione, perfetto. Non credo che l'abbiano imparata dal momento che la tecnica l'ha scritta David, se non erro. Esatto, non capiscono la loro lingua, cioè la loro scrittura. È come il dottore. Vabbè, ragazzi, finalmente controlla siamo... Controlla Nelly e Celia, prima però... Intanto vi salutiamo dopo quanto... Un'ora e dieci, finalmente c'è la pausa. Ragazzi, ci vediamo dopo. No, non voglio più parlare al momento. Abbiamo fatto due partite e... La prima, ok, contro Brainwashing Otaku. E... La prima è andata bene. La seconda, Decker ha invaso. Cioè, Peabody e Decker. Peabody di pallonetto e Decker tripletta. Cioè, questi due sono dei mostri. Sono le migliori reclute che io potessi mai fare. Vabbè, andiamo alla stazione.
E Ed mi ha subito per tutto questo tempo. E ora andiamo. Ok, per fortuna non devo ricaricarmi. Quindi andiamo. Per mamma mia, è stato stancante. Per la Shuriken Junior Egg non si va allo stare normale, ma direttamente alla Shuriken. E diamine, mi sono scordato di salvare. Io voglio morire. Nonno, finalmente ce l'ho fatta, sono arrivato a Fullport Frontier. Continua a vegliare su di me, nonno, realizzerò il mio sogno anche per te. Io dovevo salvare. Shift F1 nel caso. Così magari salviamo da qua, nel caso andasse tutto male. Qua è sentita abbastanza la partita, perché contro la Shuriken la Raymond si sfidò già 40 anni fa e persero, come si è visto. Come si è visto. E ragazzi, finalmente sto capitolo sta per volgere al termine. Mamma mia, è stato stancante. Intanto, avete visto Decker davanti. Ma ragazzi, è una scelta ottimissima. Poi Sam qua, perché è un buon collante. E andiamo ragazzi. Ragazzi, sarò stancante questo episodio, lo so. Spero che dal prossimo venga tutto. Controllo. Ok, questa c'è una formazione proprio strab normale. Ok, il portiere è bello che è valicabile perché è albero. E quindi fuoco e albero penso che vinca. O fuoco. Poi controlla le tecniche ogni okay. volta. Ok, cioè... sì, la tecnica ciclone incrociato. Soltanto quella. Poi vabbè, questi qua sono belli abbordabili, sai cosa? Non so come la Lina Zoom Eleven, le vecchie glorie. Sono belli abbordabili. Buono. Panchinari. Panchinari. Non hanno tecniche di parata, solo tecniche di difesa e solo uno di dribbling. Andiamo? Ok, vai. Sono belli abbordabili quelli della Shuriken. Quindi magari possiamo vincerla tranquillamente. E hanno un modulo proprio stranissimo. Ma tanto Max non segue mai. Quindi la perderemo questa partita, fidatevi. Ok, grazie per averci ridato la palla. Max non la perdere. Fuori gioco. Diamine. Perché purtroppo qua non c'è la mappa del campo. Quindi non posso vedere dove sta il giocatore. Non posso. Cioè, voglio almeno avere un qualcosa che mi faccia capire dove sta il giocatore. Quello è il punto. Purtroppo qua non c'è. Ok. Posso anche andare di tornado di fuoco? No, provaci. C'è galleria di fuoco, wait. Granto è tecnica dei albero. Nostri, chi è che ha le ali di fuoco? Ali di fuoco ce l'ha Nathan, penso. Controllamo. Ok. Vabbè, intanto siamo 1-0. Tranquilli, tranquilli. Ce la possiamo prendere con calma questa partita. Sì, ce l'ha Nathan. Metti Nathan al posto di Kevin, voglio. Magari al posto di Max? Ma sì, dai. Max può anche stare dietro. Controlla il tiro di. Controlla l'attacco di Nathan. Facciamo la gag. Vediamo se è come nell'anime che ci riusciamo. 34. Controlla con 54. Minchia. Non ha pochissimi. Per essere un difensore. Ora andiamo a prendere palla. Serve però che Nathan... Bravo, Sam! Mi serve, Sam. Ho capito. Allora, Nathan mi deve seguire, quindi... Voglio utilizzarlo, ali di fuoco. Se magari... Diamine... Baro di... Tecnica. Sfondami meglio, tanto il vantaggio. Vabbè... Scatto repentino nel caso. Che consuma comunque poco, quindi... Va più centrale. Ali di fuoco!
Che è la mia tecnica preferita di Nanzuma Eleven 1. È bella esteticamente, è bellissima. Peccato che hanno preferito calcio gemello F per la Zeus. Cioè, hanno preferito calcio gemello F. Tre calcio gemello F, tra l'altro. Sono riuscito a segnare con ali di fuoco. Ecco qua. I miei punti segreti sono nelle nostre mani. La vostra non è che una pallida imitazione. Stare a vedere la vera tecnica ali di fuoco. A dire il vero, gli appunti segreti che ci avete rubato sono falsi. Ah ah ah. Cazzo, sostituito i veri appunti segreti con dei falsi. Anche l'allenatore ci sa fare. I Gajima e quello che viene bullizzato. Vincerete anche senza ali di fuoco. Intanto metto di nuovo Nathan dietro. Servita per fare la quest. Vai Peabody, vai. Ok, c'è Jim. Però ci mette sempre lo zampino Peabody. Guarda quanto è carino quel faccino. Sì, ha degli occhi giganteschi, ti scrutano nell'anima. Meglio così. Allora, andiamo con Axel, visto che siamo in vantaggio elementale. Tornando di fuoco, 3-0. Beh, abbastanza scarsi questi della Shuriken, eh. Però non vogliono usare tecniche. Allora, io l'ho tralasciato, ok. È diventato un capitolo molto noioso, molto lungo, molto fastidioso. Però abbiamo escluso una cosa, che questo fa da spartiacque, come la partita con la Royal. Cioè, perché qua vedremo un qualcosa di bello che riguarda appunto la Royal, cioè la loro sconfitta. Ci farà strano, da spartiacque. Visto che avevano il portiere migliore, King, oh mio Dio. Oh mio Dio, portiere best ever. Sì, King Fag, mi piace sempre sfottervi. Come tanto piace anche a non sanno come rispondere King Fag. L'unica cosa che potrebbero dire sarebbe ma è più forte di X, per poi venire brutalmente smontati, visto che loro sono soltanto feggiare un giocatore, visto che non hanno la base per farlo. Non hai tutti i torti, bello mio. Che bello quando ci capiamo al volo, Et. È una... la nostra intesa mi piace tanto, lo sai? San Paolo? Non è uno sponsor questo, lo giuro. Quattro a zero contro la Shuriken nel primo tempo. 4-0. Nel secondo li bombardia. Aspetta, loro non hanno un portiere di riserva con te. Decker farà gol anche in sostanza. Questo vuol dire soltanto una cosa, sai cosa? Decker e Peabody faranno gol anche nella storia. Ma non solo. Allora, appena finirà, appena si scaricano, voglio provare una cosa. È terribile, mi spiace disturbarla, ma è arrivata una chiamata dall'ospedale. Suo padre, ecco qua. Altra quest. Questo sarà il capitolo più lungo, però almeno ci apre. Ispirai, però davvero. Io lo inizio a odiarlo questo capitolo. Vabbè. Appena finiranno sto furore si scaricherà il portiere. Sai benissimo cosa farò. Ma lo sai benissimo, Et. Diamine! Tiro dinamite, tiro dinamite. No. Non te lo aspetti. Io te lo assicuro che non te lo aspetti. Perché io sono un pazzo. Mi piace essere etichettato pazzo, ok? Intanto voglio usare il furore soltanto per utilizzare Dragon Tornado, posso? Fai come ti pare. Che tanto l'abbiamo vinta, quindi. Aspetta, prova col palpe. No, usa la tecnica. Tornado, poi in caso ripassi a Nathan e riprova la di fuoco. Forse puoi usarlo. Sta a 41, magari. Nah, dai.
Voglio utilizzare un'altra tecnica, che non so se tu apprezzerai o meno, ma io farò in modo che tu l'apprezzerai. Non la può più utilizzare comunque. Ok, 5-0. Siamo sul 5-0. Io direi, guarda, non ho nulla da perdere. Smarmelliamo. Smarmelliamo. Lo sto facendo, Ed. Lo sto facendo. Ecco, ci sei, metti Felt in porta. Tu dici? No, scherzo, scherzo. Ok. Se ti arriva sotto porta Clock, la porta te la mangia. Ma guarda, non ho nulla da perdere. Se non l'esperienza migliore, però. La voglio provare lì. La chiama! La chiama! L'ha chiamata! È pure in svantaggio elementale. Credo che la parli. Esatto, l'ha parata. Ma io la provo comunque, non mi interessa. Beh, non ve la cavate male. Lui lo sa benissimo che non se la cava male, perché lui è Dio in realtà. Peabody è Dio. Io voglio fondare un culto. Farò un video in successione. Un culto dove i nostri dei saranno Peabody ed Eker. Assolutamente. Et sarà il primo fedele. Come si è permesso di usare illusione ottica su Peabody? Come si è permesso? E se non mi create un meme su Decker e Peabody, io non sono contento. Perché ne ho bisogno. Loro sono degli dei. Guardate come funzionano bene insieme. E guardate, ammirate il tiro dinamite di Decker. Qualcuno ne subirà le conseguenze, e del portiere appunto. 6-0. Arrivederci. Io davvero sto esagerando in questo modo. C'ha pure la numero 10 il Decker, cioè. Axel, non te la meriti la 10. C'è Decker, mi dispiace. Davvero stiamo smarmellando in questo modo, Ed. Davvero stiamo facendo questo. Non so cosa significhi smarmellare, quindi. Mandare tutto in vacca. Cioè, fai scendere la melma. Capì? Capito. Ok. Vabbè. Tanto te lo para, senti. Vabbè, anche perché non ha tanto tiro Peabody, quindi vabbè. In effetti dovrei fare pallonetto. Vabbè, Timmy può essere bullizzato tranquillamente, non è che mi interessi tanto. Ok, vai di muro di roccia. E finiamola qui questa partita. 6-0 contro la Shuriken. Abbiamo finito il capitolo finalmente. Ah! Vabbè. Ma noi continueremo ad allenarci. Un giorno, sì, un giorno vi batteremo. Ah, ragazzi, mamma mia. È successa una cosa. Il preside mi ha appena telefonato e a quanto pare il direttore ha avuto un incidente ed è in ospedale. Ecco. Questo era successo prima della partita contro la Shuri, che mi ricordo. Perfetto. Abbiamo già il primo che è arrivato a 40. Ragazzi, mamma mia, non ce la faccio più. Ecco qua. Durante i lavori di strutturazione del campo, il Paninelli rimase gravemente ferito e fu subito portato in ospedale. Non ci rimase nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria, ci recammo subito in ospedale. Ecco qua. Ah. Era ancora in grave condizione e non riprese conoscenza prima di 2 giorni. Era in coma.
In questo momento la Royal starà giocando la sua partita. Et, prima di una possibile cutscene, mi ricordo che c'è una possibile cutscene qua. Voglio le tue considerazioni su cosa? Allora, in generale sulla Shuriken, sulla partita contro la Shuriken, come in questo capitolo, e poi della Zeus che arriverà ora. Io parlo dopo. Allora, la Shuriken, aspetta, è una squadra con un concept che non mi piace. Che perché a me i ninja, non capisco dove sia il divertimento nell'essere dei ninja, però vabbè. È una cosa basata sugli stessi. Però vabbè. Ci sta. Una bella squadra. Mentre della prossima scena che potremmo vedere con la Zeus. Cosa? Della prossima scena che potremmo vedere con la Zeus. Ne parlerò dopo, che farò sarà per la scena. Ok, va bene, allora ne parleremo dopo tutte e due. Sicuramente arriveranno in finale, sicuramente. Ha parlato Mark, ragazzi, ha parlato Mark. Comunque, andiamo a vedere i risultati delle partite. Che ha fatto la Royal Academy? Ha perso. Ho i brividi. Ma ci torniamo dopo. Non parlare, vanno avanti il capito. Ci torniamo dopo. Ok. Finisce così il capitolo. Ok. Allora, considerazioni post capitolo. Io ho ancora i brividi. Li ho ancora. C'ho la pelle d'oca. Prima voglio far parlare Ed. Allora, uno, la Zeus è la squadra fuori di Inazuma Eleven 1, per lo meno dei 26 episodi, questa è una cosa oggettiva. Due, quella scena dove la Royal si inginocchia e Jude cade a terra, illuminato poi dalla luce divina, ogni volta è un'ascesa. Perché è stupenda, cioè allora, da come è fatta, da come è resa, ti fa capire la differenza di forza tra Royal e Zeus. Ti fa capire quanto sbroccata sia la Zeus, soprattutto Byron, visto che vola, anche partita finta lui vola, e soprattutto visto che è stato principalmente lui a scavare un cratere fumante sul campo da gioco. E niente... Parlate adesso, Kingfag. No, perché mi sembra che King ne abbia prese 10, poi... Non so io, eh. Cioè, da qualche parte il fatto che Byron ha tirato più volte, passatemi il link e il numero del vostro pusher, perché è una cosa... Perché mi ha cazzato la ok? Poi... E niente, adesso è arrivato uno dei migliori personaggi, secondo me. E... Anche solo il fatto, ripeto, che anche Jude si sia inginocchiato
dinanzi a Byron fa capire la forza di quel giocatore, ma ne fa capire la forza, il pericolo e quanto tu possa essere inferiore rispetto a lui. Vai via. Ok, allora, considerazioni sul capitolo in sé, non c'è bisogno nemmeno che ve lo dica. È stato noioso portarlo, è stato davvero difficile, anche per tutte le sfide che abbiamo fatto. Infatti mi ha dato comunque molto fastidio fare sempre le stesse sfide, poi dovuto fare la partita contro le vecchie colori che erano palesemente OP. Ilman era OP. Oppure ho dovuto fare la partita contro la Shuri, che la partita contro le vecchie glorie mi era apparsa completamente inutile perché la Shuriken era tipo 10 livelli sotto. Non ci raggiungevano per nulla. Però questo capitolo è buono come spartiacque per il finale. Andiamo a quella scena. L'ho analizzata per psicologia, per fisica, per tutto quanto. Giustamente Zeus, chi è? È il dio dei dei, il dio supremo. Re degli dei, per favore, non esiste un dio degli dei. In effetti c'è ragione, scusa. Allora, è lui che ne sa meglio di me. Però io lo etichetto sempre comunque come un dio superiore a tutti gli altri per quanto riguarda la Grecia, no? Quindi è re degli dei, perfetto. Giustamente, re degli dei, devi fare una scuola divina. Però qua si raggiunge proprio l'apice della citazione alla religione. I dei hanno surclassato gli umani, li hanno surclassati. La Royal è la squadra reale, quella più regale, cioè elegante, eccetera eccetera, è stata spodestata. Ripeto, se non vi è chiaro, spodestata. Il loro portiere è stato annientato, il vostro re è stato annientato, disgregato, distrutto, mandato in ospedale, reso inutilizzabile, letteralmente smembrato. Ecco, li hanno spodestati per 10-0, la Royal non ha avuto una singola possibilità, Lasciamo stare il fatto del doping, eccetera, eccetera. Quella è una squadra di dei. È una squadra di dei che spodesta gli umani. Ok. A parte, allora, il doping è una cosa inutile perché alla fine si vede, e in Azuma Eleven 2 lo dice Byron stesso, che loro sono forti così anche senza nettere. Anche senza nettere. È inutile. Allora, anche senza nettere ti fanno un cucolo così. Ok, non ho ancora finito la mia analisi. Benissimo. King, voi lo osannate tanto. Dite che Darren è scarso perché ha preso 10 gol. Io mi starei zitto perché il primo ad aver subito 10 gol, oltre Mark, è stato proprio King. Quindi, raga, mi dispiace. Però, tornando alla cosa seria, vedete, passiamo alla psicologia. La Royal, la squadra più forte che ha vinto per 40 anni il Football Frontier, che ha praticamente dominato la scena giapponese del calcio, è distrutta, morta, sotto il dominio di chi? Degli dei. Perfetto. La scena dell'essere perfetto, giù dell'essere perfetto, dell'essere umano perfetto, nella sua perfezione. Intelligenza, tecnica, forza, eccetera. Viene distrutto, ammazzato, cioè proprio gli tirano le lance addosso. E si deve per forza... permettimelo, è tipo un Leonida che si inchina agli dei, posso dirlo. Io lo dico, perché Leonida di Sparta era il guerriero perfetto. Io mi permetto di fare questa citazione perché... Corico! A Etto piace quando faccio queste citazioni. Però...
Jude per me si reincarna perfettamente in Leonida, cioè il guerriero perfetto, il condottiero perfetto, che si inchina ad una forza... Il condottiero perfetto era Ulysses, era Ulisse. Odisseo. Dico nella realtà. Spartaco, cioè sì, Spartaco, ciao. Leonida era semplicemente il guerriero più forte di Sparta, ma il miglior condottiero era Ulisse. Vabbè, io ho fatto questa citazione perché comunque mi è più fedele, cioè Sparta, quindi Leonida, che gli altri. Però vedere Jude, l'essere perfetto, inchinarsi così davanti agli dei, fa capire che l'umano ha ancora del lavoro da fare per arrivare al loro livello. E subita l'umiliazione, giustamente, l'umano, l'essere perfetto, chiede di finirla. Basta, mi hai distrutto, sono inginocchiato davanti a te. Ormai non ho più nulla da dire, nulla da fare, mi è spodestato, mi è distrutto, guardami. E giustamente Afuro, Byron per voi che seguite la serie in europeo, scende dal cielo come un regalo degli dei a guardare noi stupidi mortali dall'alto della sua stupenda bellezza. Li guarda con quel fare saccente, proprio dire stupidi umani che fate così tanti errori. E poi alla fine venite distrutti così. E tipo come se volesse... Scusate. Tipo ad offrirgli la redenzione quasi. E poi la squadra perfetta della Royal che viene distrutta 10-0 da una squadra che sembrava sconosciuta, che sembrava di non so cosa. E poi alla fine si dimostra... una squadra di dei, permettetemelo, mi vengono i brividi, cioè mi è venuta la pelle d'oca. Soprattutto visto che ti fa capire che Byron, anche senza la massima potenza, perché quella non era la massima potenza di Byron, ha aperto un campo da gioco a metà. Esatto. Ti ricorda qualcun altro chi? Aku? Vabbè. Se sono definiti maestro allievo, c'è un motivo. Io come citazione trovo l'umanità distrutta e che si deve inginocchiare alla potenza degli dei, che ovviamente sono molto più forti. E cos'altro devo dire? Nient'altro. Le considerazioni su questo capitolo sono finite. Solo sul finale si è alzato il livello di questo capitolo, solo sul finale. Però non basta per correggere l'intero capitolo. E... mamma mia. Ho ancora i brividi, mi sto tremando ancora, perché comunque... Io lo dico, e qui lo nego. Sulle scene proprio... suspense, oppure... proprio che ti devono spiattellare tutto davanti, il gioco è molto meglio dell'anime. Qua, se avessi giocato solo il gioco, non ti aspetteresti mai una cutscene del genere. Ma proprio mai. Pensi, ok, la Royal ce la risfideremo. La risfideremo di nuovo in finale. E invece, boom, non c'è nessuna menzione alla Zeus. Non c'è nessuna. C'è nessuna cerimonia d'apertura, che per me è la peggior scelta che potevano mai fare. Infatti hanno già fatto capire che la Zeus era una squadra bella, bella che, diciamo, misteriosa, che doveva sfidare subito la Royal, e già sapevi nel cervello che qualcosa poteva andare storto. Nel gioco non si fa menzione a niente, non ti aspetteresti mai che una squadra del genere ti faccia il mazzo tanto. Quindi... la mia sessione di amore verso il gioco è finita, nonostante il capitolo che mi ha fatto svalvolare. Il capitolo è finito, ci vedremo. Io vorrei aggiungere un'ultima cosa. Dimmi. È vero, nell'anime mostrano la Zeus, oddio, mostrano la tipa che porta la bandiera della Zeus, ma non mostrano la Zeus. E quello, ok, va bene. Nel gioco
Visto che è una squadra sconosciuta, solitamente i ragazzi, quelli un po' più villain, dicono vabbè raga, la vinciamo subito, andiamo avanti. Qui può darsi che, visto che non li hanno presentati, li hanno visti arrivare subito, così, con tutte le vesti, con loro, io direi che secondo me la Royal un po' in mano si è strizzata, poi... Ma io, questo è il capitolo più difficile, è stato il capitolo più difficile da registrare, però mi fa piacere di aver dato delle considerazioni che praticamente ricoprono un bello spezzone dell'episodio. Quindi, io Ed, se hai qualche altra cosa da dire, dilla, perché ne vale la pena, secondo me. No, ah sì, Pink Fag, non sapete niente. Fare sempre i soliti, le solite frecciatine, ma Ethan ti se vuole bene soprattutto per questo. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo episodio, se magari siete arrivati alla fine oppure avete già skippato fino ad arrivare qua, e niente, grazie per aver visto questo episodio. Questo episodio, nonostante sia tanto palloso, vabbè, io Ethan vi salutiamo, ci vediamo al capitolo 8, che dove incontreremo la farm, e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima, da Bjorn. Sì.